Allora, i papi abdicano come i re. Sì. Lo sapete che la notizia che il Papa aveva firmato quella circolare in cui proteggeva il pedofilo, io l'avevo pubblicata sul blog un anno prima perché me l'aveva passata un giornalista dell'Espresso che poi era stato pure licenziato, che l'aveva probabilmente perché aveva pubblicato questa notizia. Quindi era una cosa che sapevano tutti, che la faccia uscire adesso è sempre la nostra straordinaria informazione, coraggiosissima. Allora. Morto un papa se ne fa un altro. Se già quando sarai a Milano, sempre tra l'8, il 9 e il 10, 9, sì. non mi ricordo che giorno, ma quei giorni là, all'Anteo. Se spegniamo il PC, vabbè, questo è un coso tecnico che non, più di questo non so che dirvi. Una tournée in Europa, sì, dovremmo farla. Tu non vedi, non senti nulla, allora come se non vedi, non senti nulla, che potete fare per questo F5, ragazzo? F5. F5, Fino a F5, consumare il ditosi. fino a consumare le polpastrelli, F5, F5. Che tormento sto papa. Eccoti, viva, evviva. Ah, vedi. Bene, Bertolaso non può diventare ministro proprio ora che sta studiando vulcanologia. Un Ah, sì, questa milione di euro lavate, notizia. sì. La notizia del vulcano che sta per esplodere. Una chat in braille, vabbè. A Udine ci sarai di sicuro? Spero proprio di sì, eh? Ti ricordi? Locus Fabula ricorda una volta che mi sono presa praticamente a botte con un professore di Udine che aveva deciso che io non potevo parlare a un'assemblea in cui mi avevano invitato gli studenti. E mi strappava il microfono, è uscito sul giornale locale una bella sequenza di foto di pizze. Ma io condanno la violenza. Allora. Provate a vedere se avete installato bene Flash, ma insomma dobbiamo perdere tutto questo tempo in questi discorsi No, non tecnici. credo Che niente. ne pensi delle improvvisazioni di oggi? Malgrado l'età, vedi che è sveglio Zavoli. Tardi per dire che la RAI ha perso i contenuti perché l'ha perso da 15 anni, ma va bene. Hai mai imitato la Santanchè? No, cioè. Spero che nel tuo film si parli anche dell'ospedale, nel senso. No, niente, non se ne parla dell'ospedale, mi dispiace. Dura un'ora e mezza, si parla di tante cose, tanti argomenti non li ho potuti trattare. Qualcuno chiede perché all'Aquila ha vinto il centrodestra. Ma all'Aquila, esatto, ha vinto la pezzopane. Allora, si usa questo riquadro per comunicare. Allora, sei stata formidabile per. Ti piacerebbe condurre un TG, ti chiede Ah, Maurizio? condurre un TG? No, no. Io spero di non averti deluso, ma proprio no, mi romperei abbastanza i coglioni, anche non sono più da essere capace a leggere i gobbi. Beh, avrete notato, sono anche leggermente miope. Allora, Irpini, Abellici, Assisi, Friuli, adesso L'Aquila, se dovessi dare un aggettivo per ognuna di queste tragedie e i modi in cui sono state affrontate, che aggettivo useresti? Io userei aggettivi diversi perché Friuli e l'Umbria sono state affrontate in modo corretto e sufficientemente efficiente. L'Irpini è stato uno scandalo, Abellici, vabbè, eravamo ancora ai tempi della pietra. Hai già incantato qualche nuovo progetto? No. Tranne forse fare una televisione su internet. Riesce a passare almeno dalla Super Dandy? No. No, non ci vado dalla Dandini. Le animazioni ci sono solo nei trailer, anche nel film ci sono, nel film sono bellissime. Sono tante, sono quelle che servono, ce ne sono abbastanza. Un abbraccio grande a tuo fratello e a tua sorella. Stanno ok, yes, they're ok. They're good. Sarai da pazzo a presentare il film? Boh. Concordo, ti vogliamo dalla Dandini. Sabina, qui in Campania lo psiconano ha vinto grazie ai voti dei quartieri più disagiati della città. Se li comprano. Perché no Dandini? Perché no Dandini? Portaci Corrado all'Aquila, ti prego. Corrado non è tanto facile da muovere. Dovreste provare un giorno. La Mussolini a Bocchino, con quel cognome non dovrebbe nemmeno parlare. Lei con quella bocca, con quel cognome, almeno il suo genera bei ricordi. Allora, anche la Fazio vai ovunque. Eh sì, non è così facile, ragazzi.
hanno risolto, ti vedo. F86 ce l'ha fatta, un applauso! Yee-hoo! Medicina, olè. Grazie. Allora, credi che ti inviterà qualcuno in TV a parlare del film? Non lo so. Il mio quartiere non è disagiato e Silvio per fortuna ha vinto. Ah. Perché i manganelli... Perché i manganelli capo... Capo della polizia? Non lo so. Una brava. Applaudo anche se non mi sentite pure... Ok, va bene. Sabina, oggi sul giornale di Vicenza, a pagina 63, c'è una commemorazione tra necrologi e Mussolini. Com'è possibile? Ah, pensavo che stessi dicendo che c'era una commemorazione mia. Mi ha fatto prendere un colpo. È una commemorazione... ci sono i fasci, Anche all'Aquila, in Abruzzo è pieno di fascistoni. C'è speranza di rivedere i programmi come avanzi? No, togliete dalla testa. No, non c'è speranza. Questo come... No, c'è speranza, no. Ma raga, dove abitate? Allora, secondo... Manganelli, capo della polizia, sai che sono, non so chi sia, manca proprio Lefklandi, perché non mi rispondi? Insistentemente. Ma ho già detto che non ci vado. Che altro volete insistere? Posso dire, non ci vado, no, non ci vado, non ci vado. Ma perché la povera gente vota, se la povera gente vota a sinistra lo fa senza essere comprata, mentre se vota a destra ha la certezza che i voti siano comprati? No, perché li comprano, questa non è una certezza, forse perché la sinistra non ha tanti soldi per comprarli, li comprerebbero penso anche loro, ma li comprano perché li abbiamo visti tante volte distribuire euro, perché abbiamo visto tante volte le signore che vanno ai seggi dicendo io ieri non c'ero, mi date 50 euro a Catania, perché se li comprano normalmente, perché abbiamo sentito la Polverini che diceva in un fuori onda, l'hanno pizzicata con uno che diceva allora adesso che ti ho portato non so quanti voti mi dai l'appalto, e diceva sì certo, perché si sa, perché è risaputo, perché ci sono prove sufficienti per dire che si comprano i voti. Ci saranno pure quelli che votano senza farselo comprare, senza avere soldi in cambio. Perché non collabori con il Fatto Quotidiano? Ogni tanto ci scriverò, ogni tanto ci ho scritto un paio di volte, tante volte me lo chiedono, io magari se sto lavorando, non è così facile, poi non è che sono una giornalista, quindi devo fare articoli così di commento, mi stanno un po' antipatici, non è che sempre c'ho qualcosa da dire, quando c'ho una cosa da dire però la scrivo, poi già scrivo sul blog. Nel tuo film parli dei sfollati che non hanno aiuto, che non hanno trovato sistemazione nelle case, sì, ne parlo, ma non ho chiesto della Dandini, chiedevo delle animazioni nel film, ma io ti ho risposto, ti ho detto sì, ce ne sono tante, sono molto belle, ce ne sono abbastanza, non so che intendi per tante, ma io ti avevo già risposto, giuro, vatti a rivedere la registrazione, ma diamolo in moviola, E che palle questo Dandini, se no. non ci vuole. Ma cosa ti ha detto il sindaco Celente quella domenica mattina all'Aquila quando l'ha intervistato? Celente l'avrò intervistato 35 volte perché volevo capire un po' quanto ci si poteva fidare o meno. Direi che svia un po', che qualcosina da nascondere sicuramente ce l'ha, però fondamentalmente mi sembra abbastanza una brava persona. Mi sembra uno che poveraccio sta là davvero da solo e che l'hanno abbastanza... abbandonato il suo partito, che non sa dove sbattere la testa, ma non mi sembra una brava persona, abbastanza onesta, insomma, nei limiti di quello che possono essere i politici oggi, abbastanza, insomma, niente male, diciamo che anche lo scandalo delle macerie, in realtà, poi se leggete quel site.it spiega anche quella cosa là. Adesso non voglio entrare in dettagli. L'Aquila ha vinto la destra, ma se vinceva la sinistra non era lo stesso, che differenze ci sono? Ci sono tante differenze. Allora, chiamare quelli che... girano ora fascisti, è un'offesa fascista. Hai ragione, ma non lo so se è un'offesa fascista, lo spiega bene Corrado in un suo monologo, sì, certo, però quella è satira, dopodiché questi sono comunque fascisti, menano, sono stupidi, sono ignoranti, come sono i fascisti, insomma, uguali, stanno dalla parte dei padroni. Come i fascisti, c'hanno proprio tutto dei fascisti, dopodiché, certo, romanticamente noi dei fascisti abbiamo un altro ricordo perché se ne sono andati. Allora, 6 anni fa alla fiera del libro mi hai firmato il diario. Ce lo sono io, la gente non ti assediamo. Ma era un caso, guarda, caro, perché... Ecco i primi grazie. Voti di scambio, in campagna un voto costa 12 euro. No, 12? Dai, ragazzi, su.
Tiratevi su.